il 3 ottobre 2015, sembra passato tanto tempo, ma in realtà è pochi mesi fa. 9 mesi fa. 9 mesi fa, 9 mesi fa, conferenza stampa qui a Roma, anche noi c'eravamo, noi di Radio Capital, parole che hanno provocato un terremoto nella chiesa. Sentiamo le sue parole. Davanti alla mia coscienza, voglio dire alla mia chiesa che rifiuto e denuncio la esasperata, spesso paranoia, omofobia dei nostri ambienti. Devo dire alla mia chiesa che non possiamo... Perversione, il termine corretto che si usa negli ambienti scientifici parlando seriamente delle minoranze sessuali, ugualmente alla stessa maniera con cui si parla di eterosessuali, che rappresentano un sano e naturale orientamento sessuale, e che appunto esige rispetto della dignità e anche dei diritti connessi a questa parte della personalità, a questa parte della nostra natura, a qualcosa che è inscindibile. Vede, io qualche volta penso che anche il nostro Santo Padre Francesco, quando lui è molto, molto più umanamente aperto a comprendere l'altro, ma le idee che ha circa l'omosessualità non sono le idee aggiornate, non rispettano lo stato della scienza e dell'esperienza. Non esprime quella modernità che magari in altri campi invece sta esprimendo, campo sociale, sì. Invece in quella cosa. Ci arriviamo poi sulla chiesa di bene, oggi, poi ci arriviamo, sì. Intanto voglio dire a tutti gli ascoltatori che già ci scrivono dei messaggi, poi leggiamo le domande degli ascoltatori, che il numero è sempre quello per i vostri sms 3886 70 80 90. Se avete delle curiosità su questo libro, sulla storia di Christoph Ciaramsa. 9 mesi in cui lei sta vivendo col suo compagno Edward in Spagna, giusto? A Barcellona. Sì. Giusto? In Catalogna. Ok. Lei ha detto che il suo vescovo polacco le ha scritto una lettera. Ha avuto contatti con altre sfere del Vaticano in questi 9 mesi? Qualcuno l'ha cercata? No, niente. C'è stato una... Qualcuno. Segretamente, confidenzialmente. Alla fine, vede, quando uno esce alla luce, quando uno comincia a vivere liberamente e in trasparenza la situazione, in realtà comincia anche non compiacere più con nascondili e discretezze. Dunque, per me anche è diventato difficile confrontarmi con i miei amici anche stretti, sacerdoti, che invece per la gerarchia della Chiesa, per imposizioni del sistema, non possono apertamente avere con me contatti. Le hanno detto: non parlate con Ciaramsa perché lui è out. Dovete cancellarvi dalla lista dei suoi amici su Facebook. Non potete in nessun modo né incontrarlo, né seguirlo, né parlare con lui. Nulla. Cioè, è la cancellazione della persona. Ma questo è un problema nella Chiesa che non riguarda solo omosessuali. Riguarda anche preti che si sono sposati. Certo, che, quindi eterosessuali. Sì, e che dalla Chiesa vengono stigmatizzati, rifiutati in questa maniera umana, cioè si bruciano i ponti, si sbattono le porte. Ma noi siamo come prima, le persone umane che hanno dedicato la vita alla Chiesa. Abbiamo fatto le scelte importanti, in coscienza, davanti a Dio, che forse possono anche non piacere alla Chiesa in questo momento. Fra 50 anni non ci pioverà su questo e sarà normalità. Abbiamo anticipato un po' i tempi. Lei ha scritto nel suo libro, questo La prima pietra, che è un libro molto interessante, è una biografia, quindi la storia di una persona, come tutte le biografie, insomma, di persone che hanno vissuto tante fasi e tanti colpi di scena, è anche avvincente, insomma, si dice che i gay, tutto sommato, sono, statisticamente non si può fare, sono all'incirca il 10% della popolazione. Ma lei dice che dentro la Chiesa sono la metà della popolazione della Chiesa. Sono molto, molto di più, di ciò che si incontra normalmente nelle società. Quindi, però, lei ne ha incontrati tanti, di colleghi, sacerdoti, magari gay, senza aver avuto alcuna relazione con loro, se non in un caso che poi racconteremo, e questo lei dice... Racconteremo tutto il libro! Va bene, insomma, però un po' di curiosità dobbiamo metterla. Però lei è uno dei pochi che alla fine è uscito fuori. Sì. Quindi cosa costringe ancora questi altri colleghi che sono gay, lo vogliono essere, vorrebbero esserlo, c'è ancora quindi questa cappa fortissima della gerarchia. Ma no, soprattutto vede, un omosessuale in una società omofobica, e questo nella Chiesa e in maniera paradigmatica proprio si realizza, ma in ogni società omofobica, gay è paralizzato dalla paura, paralizzato anche dalle immagini delle quali è imbevuto, da tutta una formazione che rifiuta
lo stigmatizza, lo nega e gli trasmette solamente vergogna, senso di colpa, abbassa la sua immagine di se stesso, cioè lo rende un inferiore rispetto agli altri, rispetto alla maggioranza, che invece viene presentata come il modello e unico modello possibile. Naturale e normale, no? Sì, invece questo significa costruire i muri dell'odio tra di noi, tra vari gruppi, vari modi di essere, non di agire, di essere. Ma perché nella Chiesa c'è questa omofobia che lei definisce addirittura paranoica? Nella Chiesa c'è soprattutto un problema che abbiamo con le donne. Mm. Noi non ci siamo ancora modernizzati, non abbiamo ancora passato a trattare le donne in maniera da partner, in maniera da un essere umano uguale a un maschio. La Chiesa è tutta maschilista, tutta patriarcale. E omofobia è, per così dire, l'altra fascia della medaglia. Mm. Come in realtà inferiori sono le donne, così inferiori sono ritenuti anche quei maschi che nei pregiudizi nostri sono visti come femminucce. Così si vede un gay, che è tutto falso alla fine, però così è percepito in quei ambienti il gay. È un maschio che rinuncia a quella sua superiorità su tutti gli altri, e quegli altri sono le donne che devono stare in cucina o stirarci le camicie. E questo è molto interessante, perché poi ci apre anche appunto ai dogmi che ci sono nella Chiesa, no? Perché per esempio ci scrive Gianni, ma il voto di castità vale solo per i preti eterosessuali? Cioè, quindi, negando proprio l'esistenza dell'omosessualità, ci si concentra solo sui peccati che può commettere un eterosessuale, anche un prete eterosessuale. Come ci spieghi bene questa cosa? No, vede, perché non siamo molto dentro questo. Il celibato, cioè la maniera di vivere la propria sessualità o la propria asessualità, perché alla fine dovrebbe essere questo, in realtà richiede prima il dominio e realizzazione, la conoscenza, una certa quasi investigazione con la propria sessualità. Questo una persona eterosessuale fa quasi automaticamente nella sua crescita, nella nostra società, nella nostra famiglia, perché tutto è ritenuto appunto come diceva, naturale, normale. Dunque, sì, per un eterosessuale è tutto scontato, ha tutto un immaginario, modelli, la struttura della società, tutto è preparato perché lui possa maturare nella propria sessualità. Ma un omosessuale, la propria sessualità non la può maturare così serenamente, perché quella sessualità è stigmatizzata come qualcosa di cattivo, come qualcosa di disordinato, di patologico. Dunque lui deve viverla non serenamente, non come un possesso sulla base di cui faccio le mie scelte, io mi sposo, io voglio vivere da single. Questa è la vita di molti di noi, anche di molti ascoltatori, che semplicemente decidono di vivere un po' come preti, certo, da soli, non in una relazione. Questo... E sono fantastiche persone, certo, è una scelta di vita, però quella scelta di vita ha bisogno prima di una maturazione, di un possesso, di una serenità, di un dominio sereno e di anche gioia della propria sessualità, di essere sessuali. Questo ai gay è semplicemente tolto. E a Gianni direi, sì, che i preti che sono gay devono, quasi per imposizione di questa mentalità, vivere celibato come il nascondiglio di quella perversione, di quel orrore che loro portano dentro di sé, perché così è presentata l'omosessualità. Dunque non è, per così dire, niente di sano, perché io penso che molte persone che vivono da single, da celibe, sono molto valide, se però non hanno dei complessi con la sessualità. Non sono chiusi in quell'armadio che appunto... Esattamente, no? Cioè... Guarda, ci scrivono dei messaggi, per esempio Andrea da Firenze ci scrive, sì, ho avuto una relazione con un prete, viveva una paranoia, con paranoia la colpa della sua omosessualità, è stato terribile. Questo ci scrive Andrea da Firenze, sì, quindi sentite, sì, che storie che arrivano. Io chiedo a Andrea di essere comprensibile con questo suo compagno. Sì, queste sono
questo effetto di essere imbevuti dell'omofobia interiorizzata che regna nella Chiesa Cattolica. Molte storie dei preti, ma questo non tocca solamente gli omosessuali, anche i preti eterosessuali, certo, vivono spesso un complesso che non riescono a superare, non riescono a offrirsi nel dono nella relazione a un altro, perché sono bloccati proprio a livello di questo vissuto della propria sessualità. Ma io direi, non è colpa loro. Sono certo parte di un sistema che li ha deformati in questa maniera. E anzi, li fa sentire un senso di colpa. E senta, parliamo un attimo, appunto, tornando sulla chiesa di oggi, perché la particolarità della storia di Christoph Charams è che lui è stato un prete, che però ha avuto un incarico molto particolare, cioè è stato membro di quello che un tempo veniva chiamato il Santo Uffizio, che ora è invece appunto la Congregazione della Dottrina della Fede. Quindi capite, proprio dentro al cuore dove si scrive la dottrina delle chiese, questa è la particolarità, perché Charams è un teologo, ha scritto dei libri di teologia, quindi è un pensatore molto, molto profondo. Lei nel suo libro definisce questa congregazione una succursale cattolica del KGB. Lei, perché peraltro è anche vissuto nella Polonia comunista, diciamo, negli anni della... Conosco abbastanza bene. Ecco, questa è una definizione molto, molto forte. Però, come vedo, lei anche sorride. Questo voleva essere... Okay. Voleva essere... No, bisogna cercare delle immagini che in qualche modo provano ad esprimere qualcosa che anche... È difficile da esprimere in poche righe. Però questo lo esprime molto bene, questa parte, questo parallelismo. E non rinnego questa definizione. Questa immagine, anzi la potrei spiegare avendo più tempo. Va bene, però io le dico una cosa. Lei conferma la cosa che scrive nel libro, la prima pietra, che all'interno di questa congregazione, parliamo quindi di uno dei cuori centrali decisionali del Vaticano, della Curia Vaticana, non c'è affatto simpatia per l'attuale Papa. Questo è anche un fatto che credo per molte persone che vivono vicino al Vaticano è percepibile. No, c'è il Papa Francesco vive una opposizione scandalosa dal punto di vista della morale cristiana nel Vaticano. E qui io neanche non restringerei così a un ufficio, a una congregazione. Cioè, Papa Francesco è ostinatamente rifiutato da molti. Io penso che questa reazione a questo rivoluzionario uomo è anche per molti versi geniale, con una semplicità e capacità di catturarti, di guardarti negli occhi e di coinvolgerti in un dialogo, in uno scambio. Le sue telefonate sono proprio questo, cioè lui cambia la mentalità, cambia certo forse anche la storia attraverso i mezzi molto semplici, attraverso incontro con la persona, una persona sola, la chiama per telefono e sta cambiando mentalità perché quella donna esempio, dell'Argentina esempio, certo, comincia a raccontare. Però se ha tanti nemici vuol dire che il Papa è in pericolo. Ma io credo che in pericolo sta soprattutto, non fisicamente, ovviamente, in pericolo sta soprattutto la riforma, la volontà di riflettere seriamente sulle grandi questioni della Chiesa. E io le direi di più, ma il clero in Polonia proprio non sopporta questo Papa. Questo Papa è pericoloso quando dice: ma voi per i sacramenti non dovete chiedere soldi, perché i sacramenti non si pagano. Sicuramente sono non doni vostri, ma doni di Dio. Ma voi siete solamente dei trasmettitori, niente di più. E questa cosa è dirompente, questa cosa... Perché questa cosa distrugge un modo di dominio, di potere della Chiesa, potere molto patriarcale e macista, potere quasi settario di un governo, di un clero, che così domina gli altri. Cioè, quel Papa, sì, io uso la parola esplicita, quel Papa è odiato da una buona parte dei cattolici, proprio quei cattolici che invece ufficialmente sono i grandi difensori del primato di ogni Papa. Cioè, stanno in una vera e propria contraddizione, certo, schizofrenica. Tra il pubblico e quello che si dice in privato c'è totale differenza. Siamo quasi in chiusura.
Christoph Ciaranza, vorrei tornare per un momento alla sua storia personale. Sì. Perché in alcuni capitoli di questo libro si parla proprio della sua decisione piano piano di aprirsi agli altri, di raccontare la propria situazione di omosessuale. E la prima persona alla fine con cui si è aperto è stato il suo compagno. Cioè, insomma, quella persona che lei aveva conosciuto occasionalmente, Edward, al quale lei dice, ma guarda che io sono un prete. Ah, sì. Come ha reagito lui? Ma io devo dire che la missione che Edward aveva nella mia vita è molto più ampia. Cioè, lui veramente è l'unica persona che ha accompagnato in decisiva e ultima fase, quella già di una relazione, il mio processo di liberazione interiore. Cioè, io non potrei, per esempio, nasconderlo. Cioè, lui fa parte di presa di coscienza, di liberazione della mia identità. Dunque, qui non si tratta di celibati o altre cose, qui si tratta di qualcosa a monte, qualcosa di molto più importante, la mia personalità, cioè dell'accettazione di se stesso. E che uno mi dice, ah, questo è vietato dalla nostra legge di chiesa. Ma caro mio, prima la mia chiesa mi dice che io devo possedere e dominare, essere felice nella mia esistenza. Io devo prima uscire alla scoperta con me stesso. Dunque, Edward è un, come dico io, il motore di quella energia. Lui ha, per così dire, liberato in me tutto ciò che era una paura e lo ha cambiato nell'amore. E quell'amore mi ha liberato. Quell'amore mi ha portato a una vita felice. E l'ha portato a dirlo a sua madre, ai suoi fratelli, a liberarsi piano piano di questo segreto, no? Di questo segreto. Sì. Ed è una cosa che forse può essere consigliata a tutti quanti quelli che sono all'ascolto e che non hanno difficoltà a raccontare a chi sta vicino a loro la propria omosessualità. Abbiate, no? coraggio. Anche oggi, nel 2016. È un po' di fantasia e pensate di non perdere il prossimo dia. Quel dia è vostro. E pensate che non vale la pena perdere tempo. La nostra vita è così breve, ma così fantastica, così ricca, così importante quando riesci veramente ad essere trasparente davanti a se stesso e davanti agli altri, perché solo così puoi veramente amare e trovare amore dell'altro. Un po' come diceva Andrea, quando sei bloccato su te stesso non riuscirai a amare l'altro e l'altro soffre perché l'altro vorrebbe essere con te, ma... Grazie. No, grazie a voi. Grazie Christoph Ciaramza, la prima pietra, io prete gay, la mia ribellione all'ipocrisia della Chiesa, edito da Rizzoli, in uscita domani nelle librerie, e grazie a tutti quelli che di ci hanno scritto. Di tutta Italia. E molti complimenti a lei per quello che, insomma, che ha fatto e che ha detto, che siete esempio per molti altri. Grazie a voi. Christoph Ciaramza. Grazie, alla prossima. Siate felici. Allora, tra pochissimo vedo già inquadrato il mitologico Teo Teocoli, perché si cambia scenario.